La verità è che nonostante tutto lo storytelling che ci hanno raccontato sulla vita che si è semplificata, che meraviglia, la rete, eccetera, tutto si è complicato. E adesso vi faccio un sunto delle insoddisfazioni. Allora, prima di tutto, basta con le balle dei baci perugina e questo e quello e la donna e la fresca e no, perché i soldi, non è cambiato nulla. Non c'è niente di nuovo, le donne non sono cattive, sono sempre state così, o meglio, hanno sempre fatto di tutto per cercare una situazione comoda e gli uomini hanno sempre fatto di tutto per fare la fresca, tanto che dai politici agli imprenditori non ce n'è uno che non abbia fatto il gabbio o che non abbia 18 avvocati che lo difendono in varie cause dove magari ha fatto quelle robe da zanza, ok? Ma tutti, tutti. Poi apri il giornale e vedi politici famosissimi, senatori, che oggi vengono accompagnati in carcere perché evadono dai domiciliari, gente che almeno, ne dico uno a caso perché c'era sul giornale, altrimenti ce ne sarebbero una marea. Quindi vuol dire che anche gli uomini hanno sempre cercato di fare il grano, in tutti i modi. Perché sanno che il grano è uno status e ovviamente non capiscono cosa serva veramente il denaro, perché il denaro è libertà dalla schiavitù e non è certo il denaro che poi ti serve per fare il pagliaccio o il piacione con le donne. Anche se poi dall'altra parte del fiume, dai, le ragazze pensano, quegli sbarbati oggi pensano. No, perché l'altro giorno vedevo su quella fogna di Twitter, no? Ma serve realmente Twitter? Ma Twitter funziona? E allora qualcuno diceva, funziona se sei fregno, come dicono in centro Italia, non lo so, insomma, se sei un figo funziona, se no... E quindi tutte queste idee che poi funzionino solo... Certe cose purtroppo è la realtà, non si scappa da quella che è la situazione reale. Quindi, così come gli uomini cercano di fare la fresca, le donne sono inesorabilmente, costantemente, da sempre attratte dagli uomini che hanno il denaro. E così va il mondo, non è cambiato nulla. Non è che uno è cattivo, l'altro è bravo, è così che funziona. Senza scomodare l'antropologia o la sociologia della famiglia. E quindi su queste basi funziona che poi si innesca il meccanismo. E quindi la difficoltà nel vivere di chi punta tutto sul denaro. E quindi alza il rischio, perché quando punti tutto sulla fresca e sei disposto a fare tutto per la fresca, perché ti serve poi per chiavare o per fare... comunque il piaccione ed essere più attractive, è chiaro che in quel momento devi sapere che ti potresti spingere oltre, devi sapere che potresti commettere degli errori, oppure, e qui ce ne sono tanti di ragazzi che fanno quel percorso, devi sapere che farai tanta, tanta, tanta fatica, perché poi, insomma, chi vuole, io conosco anche ragazzi bravi, anche amici miei di Milano che nella vita hanno fatto il grano, ma ci credevano da piccoli, anche lì. Ma credevano anche nella fatica di fare il grano, quindi faccio l'università. Ragazzi, ma fare l'università? Certo, se sei figlio di papà può anche essere divertente, no? Con gli esami spezzettati della Bocconi o della Cattolica, ma se sei uno che deve lavorare, che deve anche fare l'università, perché non è che fai solo l'università, poi diventa difficile coniugare le cose. Poi sai... difficile essere spianato weekend senza neanche i soldi per uscire, il sacrificio, oggi ci sono i social che ti fanno vedere che là c'è una festa, che là ci sono le fighe e tu sei a casa, allora devi avere grande forza di volontà, grande forza di sacrificio e allora puoi puntare a fare i soldi magari senza farti impacchettare, altrimenti se fai lo zanza sai che stai buttando una fish o un dado sulla tua vita e può uscire un numero fortunato o può uscire un numero dove invece poi piangi. E tutto questo non si può evitare. Una volta
le donne belle, di OS mi viene in mente l'Italia, no? Ma questa cosa l'ho già detta, no? Tu pensa alle donne belle di ogni regione, l'Italia delle donne bellissime, tu pensa, mi viene in mente la Canaris 100 anni fa, 50 anni fa, probabilmente sarebbe rimasta in Sardegna perché non avrebbe percepito certi spostamenti o certe cose. Una volta c'erano sempre le attrici, le soubrette, no? Però oggi c'è veramente uno spostamento di massa delle donne più belle in direzione delle zone in cui c'è non solo il lavoro ma anche le pubbliche relazioni, dove ci sono anche le possibilità di trovare un uomo. E quindi abbiamo visto, insomma, la storia di tantissime donne che confluiscono a Roma o a Milano per fare una vita differente. E allora è l'unicità, no? Ci sono donne che diventano uniche e uomini unici, una volta erano gli attori, oggi possono essere i calciatori, che le cercano. E poi ci sono questi fidanzamenti, no? Grande tennista con velina, grande attore con nuova attrice, è così. Ma dai, ma anche i moralisti, ma anche un po' i radical, ma anche lo stesso Verdone, ma quanta gente, ma Fellini, ma dai, ma quanti registi, quanti si sono innamorati delle loro attrici preferite che usavano come muse, no? Nei loro film, e poi ci sono innamorati, ma dai, non raccontiamoci balle. Così come l'altro giorno vedevo Johnny Depp con questa Amber su Netflix, non ho ancora visto la fine, ma la so, insomma, poi lui è uscito bene, lei malissimo, una storia bruttissima di una coppia che poteva essere meravigliosa, invece poi lei si è inventata queste situazioni e boh, adesso devo vedere il finale, però non so come, so com'è il finale, ma devo vedere come si sviluppa. Però anche lì, insomma, Johnny Depp si sente un po' come Humphrey Bogart, non mi ricordo con che attrice, no? Molto grande, molto più grande, che trova un'attrice, insomma, è così. Poi, aspetta, questo, prima c'erano il grande attore e, non so, la soubrette, e quindi erano casi rari. Poi c'era il popolazzo, no? E quindi tu avevi la possibilità, che eri uno stronzo, tu, cioè io, di sposarti la figlia del fruttivendolo, che era una figa. Ed era anche una brava donna. Ok? Non sto facendo la morale, sto parlando di brava donna nel senso di brava persona, ok? Non rompetevi i coglioni con le robe. Quindi brava persona che sposava una brava persona e si facevano famiglie, dove però magari c'erano. Ma se oggi guardi in giro le milf o le granny nei paesi, io poi perdono, ho una certa età, aspetta che spengo l'aria. Quindi vedo in alcune donne che stanno invecchiando la bellezza della gioventù. Quindi sono sempre esistite, no? Oggi con i social cosa è successo? È successo che un po' la moda, un po' il trucco, un po' tutto il discorso che si migliorano già a 16 anni, sono prese le unghie, i capelli, una certa cura nel look, e si ritrovano a colpirti molto di più. In realtà non è che la bellezza media sia alzata, poi la bellezza è figlia anche della salute, è figlia del benessere, però insomma ci sono tante ragazze belle, e le palestre, le cose, le depilazioni, e quindi la percezione che uno ha è che ci siano tante più donne belle. Probabilmente è così, come anche ragazzi, no? Più attraenti, più curati, no? Gli uomini non sono più trasandati come una volta, cioè. E quindi oggi però sui social vedi che sì, la fetta di quelli, no? Dell'elite, prima era strettissima, oggi si è allargata, va bene. E allora? E allora è semplicemente cambiato il numero. Il numero che però esclude tutto il resto del popolazzo, che però oggi, a differenza di una volta, ha la triste possibilità di vedere sui social quello che accade a un certo tipo di mondo, no? E quindi si sente escluso e comincia a dire che il mondo è cattivo, perché poi alla fine chi contesta la società è chi non fa parte della società, ma è lui stesso a stabilire che loro sono felici e io sono triste. E allora uno cosa fa? O fa delle valutazioni serie e ammette che ci sono situazioni in cui uno può entrare o non entrare, altrimenti vivi nella frustrazione, e non è il caso.
non è il caso, perché ci sono strade per arrivare, tra virgolette, a quello che uno reputa soddisfacente per la vita, che a volte sono sconosciute, non si vede oltre il proprio naso. Allora diciamo, quelli là sono una diciamo un'elite, una zona franca di felicità, e io invece sono qua e rosico. In realtà non è così, in realtà ci sono delle grandi, se hai la passione di fare il montatore seriale, ci sono una serie di cose che puoi fare benissimo anche se non sei Alain Delon. Però ecco, quello della fresca purtroppo è la verità, cioè il denaro ti serve per poter, perché poi esistono delle regole non scritte che non sono cambiate, ok? Il discorso delle cene, il discorso di avere soldi e tempo per fare certe uscite, certe situazioni, che puoi portare a cena una, il giorno dopo sapere che se ti alzi un po' così perché hai cenato, poi al lavoro sei storto, beh, no. O sei figlio di papà o ti fai il culo. E allora cosa succede? Che dentro il lavoro che fai devi trovare il modo di capire che la maggior parte delle persone si è conosciuta spesso sul lavoro. E allora, al di là di tutto, o in giro o di giorno, guardate che il falso mito che di notte si conosce, le uscite, le cene, sì, è vero, ma se volete vi faccio la lista. Io dico che di 100 coppie, 70 si sono conosciute di giorno, anzi 80, e penso solamente il 20% si è conosciuta la sera. Quindi io ho il mito della sera per conoscere, quello che credo invece che, tolto questo lato, che è a vantaggio di tutti, poi invece il discorso della fresca conti. Allora qua mi sposto sui soldi, quello è inevitabile, quindi il discorso del grano, e oggi come oggi l'Italia è fanalino di coda in Europa e non solo per quanto riguarda gli stipendi o i salari, e quindi lavori e sgobbi come un coglione stancandoti per pochi soldi che non valgono un cazzo, e questo limita chiaramente il raggio d'azione, perché hai un budget limitato per poter, oltre che per uscire, anche per poter spendere, perché poi, voglio dire, sperperare il denaro piace a tutti nel senso buono, quindi buttarlo via in tante cose, ma fossero anche in una cena, in un'uscita, in un weekend, quanto è bello avere la fresca e poter dire vabbè dai, sgobbo fino a venerdì pomeriggio e poi weekend chi se ne fotte, ho il portafoglio pieno. È difficile, e quindi lì uno può dire beh, in effetti se non ho il portafoglio gonfio sono tagliato fuori da certi giri. Il problema è che qua è strutturale. Il problema è che qua quelli che possono fare certe cose, che hanno sempre avuto il grano, figli di papà, beati loro, non c'è nessuna invidia, ci mancherebbe, è sempre di meno. Ed è sempre di più invece la fetta di popolo, di giro in gente con questi musi lunghi, che alla fine fa cose, anzi, fortunati quelli che comunque riescono a venerdì o il sabato andare a una cena o andare in una discoteca, in un locale. Poi ci sono il discorso delle chat, che affrontavo anche ieri con un caro amico, discorso di Tinder, tutte queste situazioni dove anche lì è un casino, perché prima c'era l'idea di conoscersi, no? E quindi c'era il mistero, creava eccitazioni, era quello che creava, è il mistero che creava l'eccitazione. Oggi, anche se ti conosci su Tinder, ti vengono chiesti i social. Tutti ce li abbiamo, mostri i social, e in questo caso la ragazza o il ragazzo si fa un pregiudizio, perché va a vedere quello, e allora se a una non piacciono i pelati e dopo che ti ha conosciuto, ha visto qualche foto, va a vedere tutte le tue foto da pelato, se uno non piace che quello ha la passione per la raccolta delle cavallette, va sul tuo Instagram e vede che tu ti diverti a raccogliere e a collezionare cavallette, ok, una si forma tutto, poi va a vedere la foto di 10 anni prima quando sollevavi i pesi, questo qua è un patito della palestra, poi va a vedere una foto in Brasile, questo è un puttaniere, cioè capisci, così come tu guardi le foto magari
che lei ha con delle amiche in una discoteca di 5 anni prima, dici: mamma mia, va questa qua, è la solita troia. Cioè, ok? Questo in soldoni, senza star qua a fare, a mettere i puntini su lei. Quindi è molto difficile oggi anche usare le chat, perché poi vai sui social, crei, non solo è un pregiudizio, quindi so già con chi vado, proprio cade l'eccitazione del fare, dell'incontrarsi, ma presumo di sapere già con chi avrò a che fare, quindi zero libidine e pregiudizio. Quindi io esco e non è che ti chiedo cose senza sapere cosa mi risponderai. Io esco e credo di sapere cosa mi sentirò dire. E anzi mi stupisco: ma come ti piace cavalcare? Avevo visto che avevi una passione per l'addestramento delle lumache, capito? E allora ci sono tutti questi misunderstanding che, uniti a quello che dicevo prima, al grano, perché poi dal profilo uno vede lo status, vede cosa fa, e c'è il pregiudizio, e allora è un bel casino. E quindi la sera ti si accumulano i pensieri, poi vai sui social, vedi gente che credi che ce la faccia o ce l'abbia fatta, ti paragoni, vai in sbattimento, ti chiedi: ma quello perché ce l'ha fatta, io no? E guarda quella, e quella però è uscita, penso anche da ragazze, no? Quindi la sera poi i pensieri aumentano, produci paranoie, quindi pensieri ossessivi che ti modificano la serata, poi dormi male e la mattina magari poi ricominci in quel momento. Anche lì ci vorrebbero video sulla vita ogni giorno, con dei lavori che magari in quel momento non ti piacciono, ma che ti serviranno. Manca, adesso faccio un altro argomento, anche lì, ti alzi la mattina dopo che sei incazzato, hai visto i social, sei un po' frustrato o frustrata la mattina, ma fa una roba che in quel momento non ti piace. Non è che tutta la vita ti alzi e che bello quello che faccio. Ci sono dei periodi in cui bisogna anche accettare delle cose che non ci piacciono, ma che magari ci serviranno, e far nostre, insomma, quelle idee dove tutto può servirci. E nulla, insomma, dai, vado a sgobbare anch'io quando mi alzo la mattina con queste giornate, la pioggia, la neve, le nuvole basse. Poi alla fine mi sento anch'io, ma non filosofo, però analizzo le cose, lo sapete. E adesso ho fatto un video un po' lungo, dovrebbero essere più corti questi video, però è tutto mischiato, e quindi voglio riprendere a fare dei video specifici. Se avete degli argomenti che vi interessano, in 7-8 minuti massimo si fa un video, non di più, prometto. Qui era veramente per dire che è tutto collegato. C'è il problema dei soldi pochi oggettivi, c'è il problema della fatica che si è persa, quindi uno pensa che le cose si arrivino così, c'è il problema che nei migliori anni devi farti e costruirti, e poi quando sei vecchio come me ti accorgi che i soldi ti servono ancora di più. E allora, se potessi spiegare, raccontare, ma lo farò prima o poi, farò dei corsi dove cercherò di salvare la vita. Nel senso di salvare, più che altro, di salvare conti in banca, di salvare relazioni, di cercare di spiegare che bisogna agire in un certo modo e che non è tutto da buttare. Al contrario, ci sono un sacco di situazioni migliorabili. Io, sapete, sono un pessimista cosmico, quindi se vi dico che ci sono cose molto migliorabili, perché c'è una strada per tutto, a volte però non la vediamo. Io sono un pessimista in generale, cioè nel senso che l'umanità, insomma, si fa un po' tanto per fare e che c'è tanta fatica, e poi la direzione è quella della bara. Questa è un'allegria. Però in mezzo a tutto questo ci sono situazioni in cui si possono fare tante robe, e un giorno, quando poi uscirà il libro Ti stimo solo per il calcio, dove in realtà c'è molto più del calcio, anzi il gioco è quello, ma non voglio spoilerarvi nulla, poi vi racconterò anche tantissime cose private e vi mostrerò con i fatti che cosa è accaduto e mi è accaduto, e che cosa può accadere, non accadere, quante volte madonna mia, sembrava finita, poi non era finita, e che in fondo non è cambiato nulla. Non pensiate, anche voi giovinastri, di vivere in un'epoca particolare, veramente non era così anche prima, esisteva quello col grano, quello spantegato, esisteva quella bella, esisteva quella che si credeva, quella un po' così, quella stessa roba, esistevano i dubbi sul lavoro, esisteva chi faceva il culo, chi non sapeva se quello che faceva portava dei risultati, esisteva
esistevano tutte le situazioni di oggi. E non pensiate, insomma, che sia l'unica roba, che c'era più grano. La gente era un po' più felice, era più rilassata, c'era più grano in giro. Non tantissimo, perché poi eravamo tutti un po' spantegati, però si stava meglio. E quello stare meglio creava una situazione di festa migliore. E nella festa, nel benessere, è chiaro che si sta meglio. E quindi ci sono situazioni che ti danno più energia. Il discorso dei social non c'era, c'erano cose più emozionanti. Però io non sputerei su quest'epoca. E poi lo spiegherò in un video. Mi piacerebbe vivere in quest'epoca con la testa di oggi. E nel senso, essere giovane oggi con la testa che... Però chiaramente non è possibile. Perché non è un'epoca da buttare nel cesso. Anche qua ci sono tante, tante possibilità. Bisogna sapere che però ci vuole anche tanta, tanta accettazione. E che a tutti piacerebbe avere il massimo delle situazioni. Però, ma se vi dico chi c'è adesso in giro, che cosa fa ogni mattina questa signora, vabbè, ognuno fa, per dire, quante ne avrei da raccontare. Non è come sembra da qui alle città, non fatevi ingannare dai macchinoni, da chi, ci sono delle situazioni, insomma, tenete la barra dritta e poi per gli argomenti singoli, insomma, poi ne parliamo, soprattutto di grano e di tutto quello che ne consegue. E non, vabbè, sono già stato troppo lungo, insomma, poi parliamo di queste situazioni. Fatemi domande che vi rispondo, che questi sono i miei temi preferiti.